Salve a tutti ragazzi, oggi proseguo con le recensioni, sono in vena, oggi sono carico e quindi ho fatto precedentemente l'unboxing, quella recensione e poi la seconda recensione. Detta questa cagata, iniziamo col video, direi col video. Allora, oggi sono qui che vi presenterò un prodotto e farò anche una spiegazione del perché l'ho comprato e di una cosa che consiglio a tutti, tra virgolette consiglio. Bene, ci troviamo di fronte a un rarissimo esemplare di Cry Precision Multicam Generazione 3, l'ultima generazione, nella quale hanno apportato alcune modifiche molto interessanti, che successivamente vi andrò a spiegare. Innanzitutto io voglio parlarvi del perché sto iniziando a comprare metiche originali dell'esercito, o comunque di marche buone, perché io, allora, quando ho iniziato a giocare a Soft Taste, con una metica originale dell'esercito italiano, una vegetata, che mi è durata una vita. Poi io comprai un AUR-1 della Emerson, che però, per quanto potesse essere replica buona, dopo un po', uno mi diventò piccolo e due, ecco, vedevo che faceva fatica comunque a reggere alcune cose e quindi usavo principalmente la vegetata. Da lì ho conosciuto un ragazzo, Luca, che è Mediani, che saluto, un mio carissimo amico di Imola, che lui è tantissimo che gioca Softair ed è molto bravo. Mi ha spiegato molte cose sulle mimetiche, su come scegliere, su come trovarle. E mi ha consigliato di comprare questo prodotto. Uno perché è la mimetica che si usa solitamente in squadra, la Multicam. Due perché è un prodotto molto valido, e anche se ha un prezzo abbastanza elevato. Tre, investire in una mimetica buona, secondo me, è un investimento, tra virgolette, sensato. Perché una mimetica è una cosa che se la prendete scarsa, vi si potrà strappare e dovrete cambiare. Se la prendete buona subito, spendete meno. Perché secondo me chi spende poco spende troppo. Nel senso, se io prendo una cosa da 20 euro, che vale poco, una cosa da 50 che vale molto di più, che è molto più resistente, rischiamo che quella di 20 euro dopo i primi due utilizzi mi si strappa, quindi devo comprare un'altra, poi dopo altri due utilizzi si strappa, devo comprare un'altra, quindi spendo di più rispetto a spendere di più all'inizio. Questa è una cosa contortissima che ho appena detto, però è così. Allora, iniziamo a descrivere per prima cosa la Combat Shirt. Allora, vi dirò che non ci sta nell'inquadratura, io ho fatto i salti mortali per piegarla, che io non sono neanche capace, infatti è un triangolo mezzo aborto, e perché veramente non ci sta nell'inquadratura, quindi la aprirò e non ci starà. Spostiamo un attimo i pants, li appoggiamo qui di fianco e andiamo ad aprire la Combat Shirt. Allora, come vi ho già detto, non ci sta, però tenterò di mettere più o meno tutto dentro l'inquadratura. Allora, innanzitutto parliamo descrivendo i materiali. Il tessuto è Cry Precision Multicam, quindi un tessuto veramente molto resistente e qualcosa di bestiale. Il filato credo sia un Guterman V40, un filato abbastanza grosso, molto resistente. Il velcro è un velcro mil-spec, quindi cioè, potete tirarlo, chiuderlo, che non ha dei problemi. Mentre questo materiale qui dentro, color khaki, è Lycra, che è un materiale, un cotone molto leggero ed elasticizzato. Questo perché se io fossi un super soldato ultra mega muscoloso mi starebbe aderente, ma visto che io non sono super mega muscoloso, anzi, mi sta comoda ma non attillata. E comunque questo permetterebbe a... Beh, mi sono incartato. Questo permette movimenti più rapidi e comunque sta più attaccata al corpo rispetto a una mimetica filed e comunque è più traspirante. Allora, iniziamo facendo vedere il logo Cry Precision, che è questo. Come possiamo vedere è scritto Cry Precision G3 Combat Shirt MDL, che è la taglia, cioè medium long, cioè lunga. Qua poi abbiamo le percentuali di quello che c'è dentro e qua c'è scritto come lavarla, Made in the USA, US Patent. Poi, allora, andiamo a descrivere qua le maniche. Le maniche sono di tessuto, dello stesso tessuto che viene utilizzato per i pantaloni. I pantaloni sono tutti di questo tessuto. E quindi è veramente molto resistente, come si può sentire. Su ogni tasca, su ogni, buonanotte, su ogni manica abbiamo una tasca che è doppia, quindi abbiamo un primo scomparto, che è questo, e nella stessa tasca abbiamo anche un secondo scomparto. Le tasche si richiudono in questa maniera qui.
Io speravo ci fosse un vero cronico per metterci le patch, ma ci sono solamente queste due linee. Le patch si stanno comunque, non saranno fississime, però non è un grosso problema. Una cosa veramente bella della generazione 3, che la generazione 2 non aveva, è la gomitiera nascosta. Che io la utilizzi, io non la utilizzi, non abbiamo quel gnocco di colore grosso qui, che veramente stava male, ma abbiamo una bella taschina nella quale possiamo metterci della gomma piuma senza andare a spendere 30 euro per un paio di gomitiere. Quello che farò io, prenderò della gomma piuma da tappezziere, quella un po' rigida, e la metterò qui dentro. Così avrò delle gomitiere confortevoli senza dover spendere un occhio. Detto ciò, passiamo ai pantaloni. Ecco, oggi la recensione non la farò troppo lunga, perché ho visto che le recensioni lunghe stancano, anche se le recensioni lunghe sono più accurate. Però io preferisco presentare i prodotti così. Allora, qui abbiamo i Combat Pants. Veramente enormi anche loro, non ci staranno mai nell'inquadratura. Forse così ci stanno, ma non lo so. Allora, i Combat Pants, veramente c'è tantissimo da dire. Adesso li stendo in questa maniera qua, perché inizierei a scriverli dalla parte davanti. Allora, abbiamo dei passanti per il cinturone, che sono veramente larghi, cioè qui ci potete mettere le cinture, quelle anche con lo strap, quelle proprio militari, che veramente ci sta qualsiasi cosa. Questi due agganci qui, che credo siano due agganci per i moschettoni, magari se volete infilare qualcosa nelle tasche tramite un moschettone, non comodo. Le tasche veramente sono profonde, cioè le mie mani sono qui, quindi ci sta veramente di tutto. Poi sono pantaloni pieni di tasche, cioè ce n'è una qui, una qui, che veramente, cioè, potete riempirvi i pantaloni di qualsiasi cosa voi vogliate, cioè, sono veramente caldi. Come sistema di apertura abbiamo una cerniera di ottima fattura, che sono, esatto, l'YKK, sono cerniere che vengono messe su dei prodotti veramente di qualità. E poi abbiamo una seconda chiusura a velcro. Chiuso. Poi proseguiamo andando a descrivere la innovazione delle G3. L'innovazione principale delle ginocchiere 3 della Emerson è questa qui. Come vedete, noi qui abbiamo un taschino. Qui. Questo cosa serve? Praticamente noi possiamo avere le ginocchiere versione 3. Cioè quelle che arrivano fin qua in fondo, per intenderci. Però se noi non disponiamo di queste ginocchiere, possiamo tirare fuori questa taschina di tessuto e andare a chiudere la ginocchiera per utilizzarlo senza, o con ginocchiere esterne. Ecco, in questo caso erano state chiuse per la spedizione, ma io subito le riapro perché possiedo le ginocchiere versione 3 e gliele metterò subito, appena le ho qui in casa, perché sono di là in laboratorio. Noi apriamo e vediamo che qui c'è lo spazio interno per la ginocchiera. Quindi il suo velcrino, che qui attorno c'è il suo velcrino, femmina ovviamente, non maschio. Stessa cosa si ripete nella parte di qua. Ecco, qui è il brutto di avere una cosa usata, che qui me l'aveva già detto, qui già lo sapevo che era leggermente scucito, però qui tanto lo piegherò dentro, io uso le ginocchiere e non ho di questi problemi. Una cosa che a me piace molto della Cry è che sono veramente, veramente regolabilissime, cioè se io le voglio più attillate sulla caviglia, ce l'ho più attillata sulla caviglia, se io la voglio più attillata sul ginocchio, ce l'ho più attillata sul ginocchio, veramente noi possiamo decidere come vestirla. Una cosa che ho scoperto, che non sapevo, è questa. Come voi vedete che qui c'è un elastichino, questo serve per regolare l'altezza delle ginocchiere sul nostro ginocchio, cioè se noi vogliamo la ginocchiera più alta, più bassa, possiamo regolarla. Veramente Cry fa dei prodotti fantastici. Adesso noi andiamo a girare e andiamo a vedere quali sono le innovazioni, perché ce ne sono di innovazioni. E anche davanti, adesso che mi ricordo di innovazioni, dopo ce n'è una che vi mostrerò. Come vedete qui dietro, nella generazione 2, che in editing metterò una foto, c'era una striscia di licra. Era un licra molto morbido, cioè era veramente come quello della maglia. E un licra del genere su una maglia ci può stare, perché comunque sopra abbiamo il tattico, magari un
body a un portapiastre con un 1961 o un RRV, e quindi è più protetta la maglia, anche se prendiamo in un arbusto o in qualcosa. Mentre i pantaloni sono meno protetti, ecco, quindi hanno pensato di evolversi e mettere un lycra molto più grosso, cioè questo qui si sente anche a tatto che è più grosso dell'altro, che comunque ci permette di avere uno stress di pantaloni notevole. Quindi se ci dobbiamo sedere, muovere, strisciare, tutte queste cose. Una cosa veramente molto molto bella, che a me piace molto della Cry, sono questi due lacci neri, che adesso vi mostro in figura. Questi servono quando sono indossate per stringere le metri, quindi voi in teoria, anche in pratica, potreste indossarla senza utilizzare un cinturone. Il cinturone lo metto perché comunque ho la fondina attaccata lì e quindi invece che tenerlo più in alto metto dentro la cintura con la fondina e quindi sono più comodo. Come possiamo vedere, qui dietro abbiamo due tasche, anche queste veramente capienti, ci possiamo mettere quello che ci pare. Un'altra cosa brutta dell'usato, purtroppo, è questa scucitura qui, dovuta al consumo, perché una volta che si siede, il tessuto, il filato può essere buono quanto volete, ma una volta che lo usate, lo usate, lo usate, si può finire. Ecco, qui mia mamma è una sarta, quindi cioè, mia mamma sa anche fare da sarta e riuscirà a metterlo sicuramente a posto, ci vuole veramente un niente. Ha sistemato i miei vecchi pantaloni e quindi questo non è un problema. Una cosa che volevo farvi notare sono queste taschine a livello caviglia. Questo giusto per dirvi che potete metterci qualsiasi cosa dentro questa mimetica. Prima parlavo di innovazioni, ecco. La G3 sempre, adesso che mi ricordo che ho parlato del Lycra, vi parlo del Lycra attorno alle ginocchia. Metterò anche la foto in editing di questa. Se voi vi ricordate, nella versione precedente, anche nelle mimetiche Emerson, che sono la copia di questa in definitiva, qui attorno c'era del Lycra, no? Del Lycra che era lo stesso tipo di lycra che ho utilizzato nella combat shirt, e quindi anche qui hanno visto che prendeva negli arbusti e si sbragava. Infatti Luke, il mio amico, ha avuto un problema con la sua, che si era rovinata in tutto il lycra perché era molto debole e noi giocando principalmente in boschivo si era rovinata. E quindi Cry, che non è stupida, ha pensato di metterci del lycra molto più grosso e dello stesso colore, così si nota meno ed è comunque più resistente. Adesso li vado a ripiegare. Prima parlavo di mimetiche buone ma costose. Una mimetica del genere io l'ho trovata usata per una cifra di 200 euro. Uno dirà, ma 200 euro per una mimetica è tanto. Sì, è tanto per una mimetica, però se voi considerate che una replica dell'Emerson costa 120 euro e una roba originale usata ne costa 80 in più, ecco, non ci sputterei proprio sopra. Comunque si trovano anche marche non Cry un po' meno, tipo la SOD che fa ottimi prodotti, si trova anche a prezzi minori. In futuro ho già pensato di fare un vlog quando avrò una telecamera migliore, e che così viene anche meglio. Avevo pensato di fare un vlog spiegando le varie differenze tra mimetiche, perché questa è una mimetica buona, questo è un assaggio, diciamo così, e le varie differenze, quale mimetica consiglio per iniziare. Insomma, farò dei video che insegna, tra virgolette, insegnano a chi vuole iniziare cosa prendere, perché prenderlo, su cosa investire e come evitare le inculate, ecco, detto come va detta. Un'altra cosa che vorrei portarvi e che tenterò di fare un sondaggio nel mio canale è i gameplay. Ho visto che i gameplay del software vanno veramente veramente tanto e quindi pensavo anch'io di portare i gameplay adesso quando mi sistemo col ginocchio e tutto. Tornerò a giocare e dopo vi porterò tutti i gameplay. Detto ciò, io vi ringrazio perché vedo che il canale sta venendo seguito nonostante i mesi di assenza. Ringrazio tutti quelli che fanno delle domande in privato sul canale, perché veramente mi fa molto piacere, visto che sì, molti ovviamente stanno avendo dei grossi problemi col lavoro, fa fatica e quindi non riesce a seguirlo lui, lo sto seguendo io. Faccio quello che posso e, come già spiegato nell'unboxing di questi prodotti, sto facendo veramente i salti mortali per migliorarlo. Detto ciò, vi ringrazio di nuovo, vi saluto, vi auguro un buon anno, un felice 2017, un buon anno di software a tutti, divertitevi e detto ciò, tanti saluti da Enderlan Soft, ci vediamo nei prossimi video.